Gianni Colacione, 7 marzo 2012, stiamo alla facoltà di teologia della facoltà valdese di teologia qui a Roma, in compagnia di Carlo Troilo, che è l'autore del libro Libri di morire, che abbiamo, appunto, di cui abbiamo assistito poco fa alla presentazione, e appunto ci intratteniamo con lui intanto per fargli alcune domande, la prima delle quali riguarda un episodio importante che insieme ad altri casi che abbiamo visto in cui una battaglia privata è diventata poi una battaglia politica, e anche in questo caso nella sua vita c'è stato un qualcosa che ha fatto scaturire questa scintilla, che ha fatto trasformare una vicenda privata in una vicenda prettamente politica, perché si parla di libertà e di diritti civili. Di che si tratta, Carlo? Dunque, nell'estate del 2003 un mio fratello, io due fratelli avevo, uno molto più grande e l'altro di 5 anni più grande, che era Michele, si è ammalato di una forma gravissima di leucemia, ha fatto delle vari cicli di chemioterapia, sembrava quasi guarito, invece poi la malattia è ripartita molto violentemente e l'hanno dovuto dimettere dall'ospedale e mandare a casa, aspettando praticamente la morte. Lui poi a casa ha avuto, lui era un vecchio scapolo molto riservato, molto pudico, ha avuto un episodio di incontinenza una sera, la badante ha dovuto lavarlo, mettergli un pannolone eccetera, lui non ha resistito a questa umiliazione, quindi a questa perdita di dignità, e si è suicidato gettandosi dal quarto piano. Siccome io sapevo, perché ne avevamo parlato tante volte, anche quando eravamo giovani e sani, tutti e due, sapevo che lui era molto favorevole all'eutanasia, ho voluto, come dire, elaborare il lutto in questo modo, cioè facendo una battaglia politica e civile in favore dell'eutanasia, in nome e in memoria di Michele. E l'ho fatto con una serie di lettere a Repubblica e poi scrivendomi all'Associazione Coscioni e facendo tutta una serie di attività, compresi scioperi della fame contro quel pessimo legge del testamento biologico del centrodestra, fino ad arrivare alla scrittura di questo libro che è stato presentato oggi, che riassume un po' i miei punti di vista sì sull'eutanasia e sul testamento biologico, ma anche su tutti gli altri innumerevoli diritti negati agli italiani, negati anche perché noi purtroppo viviamo nello Stato del Vaticano praticamente. Carlo, noi qui siamo a una Neola Magna molto bella, peraltro, in cui campeggia un affresco con una iscrizione Lux Lucet in Tenebris, nonostante appunto il tono mistico in qualche modo, siamo in un'aula di una facoltà religiosa e parliamo dei valdesi. Sappiamo appunto che la maggioranza in qualche modo fino a pochi anni fa c'era proprio la dicitura religione di Stato, quella cattolica, e invece appunto questi valdesi si sono sempre dimostrati molto più diciamo aperti e progressisti in questo senso al dialogo. Per quanto riguarda il progresso legislativo che dovrebbe portare al riconoscimento di questi diritti, a poterli praticare, perché poi sappiamo anche che illegalmente già sono in qualche modo praticati, pensi che sia necessario passare per una lunga e faticosa mediazione con le gerarchie cattoliche per ottenere un loro spiraglio, un gradimento che poi possa dare un imprimatur in qualche modo, oppure uno Stato laico in qualche modo, uno Stato di diritto laico dovrebbe in qualche modo disinteressarsi del gradimento di un altro, diciamo, vero e proprio Stato per poter progredire verso il riconoscimento di certi diritti? Dunque, è inutile neanche provarci se parliamo di eutanasia. Forse su qualche altro tema si potrebbe anche tentare faticosamente di raggiungere un consenso, una non opposizione da parte del Vaticano, della gerarchia ecclesiastica. Questo per loro è un diritto non negoziabile, l'hanno detto, e la sola idea di parlare di diritti non negoziabili è la negazione dello Stato di diritto, dello Stato laico, perché tutti i diritti sono negoziabili nei limiti della Costituzione, ben inteso. Quindi non solo per avere l'eutanasia, ma anche per avere una legge vera sul testamento biologico, c'è bisogno di uno scatto di reni da parte della politica.
uno scatto di laicità. Devono riuscire, come si riuscì negli anni 70, perché le cose ancora più delicate, se vogliamo, come l'aborto e anche il divorzio, bisogna di nuovo riuscire a rompere questa serie di veti che incombono su di noi e a far passare una legge con un accordo di larga maggioranza. Speriamo che maturino le condizioni politiche per questo. Ringraziamo Carlo Troilo e ricordiamo il libro Liberi di morire, una fine dignitosa nel paese dei diritti negati, editore Rubettino. Grazie ancora. Grazie.